Benvenuti, siamo con il professor Enrico Mansueti, docente di chimica specializzato per le attività di sostegno e tutor TFA presso l'IES di Ceccano. Benvenuto, professore. Grazie dell'invito. Professor Mansueti, cresce il numero degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento a scuola, un dato che dovrebbe essere allarmante, ma che se letto con maggiore attenzione denota come ci sia una maggiore sensibilità e conoscenza verso questi disturbi. Ma questo aumento richiede un supporto maggiore di personale specializzato. In questo contesto si inserisce la figura dell'assistente specialistico. Quanto è importante per voi insegnanti di sostegno la collaborazione degli insegnanti, degli assistenti specialistici? Allora, è certamente molto importante. Poi ogni istituto scolastico calibra la propria offerta formativa e lei, dottor Gervasio, la conosce già perché abbiamo già parlato con il mio dirigente in una precedente intervista, la professoressa Alessandra Nardoni, quindi non sarò qui a ripetere quelle cose che la mia dirigente ha ben detto. Certamente i dati di cui parlava sono importanti perché l'ultimo rapporto disponibile pubblicato dal Ministero della, a me piace chiamarlo pubblica istruzione o dell'istruzione pubblica, gli ultimi dati prendono in esame un arco di tempo di circa 10 anni e attraverso i quali praticamente abbiamo più che quintuplicato i casi di DSA praticamente, quindi dallo 0,9 al 4,9%, questi sono dati di luglio 2000. 22. Questi fatti praticamente riguardano prevalentemente la dislessia per il 40% e poi diciamo in numero quasi uguale la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Quindi è un dato certamente importante che merita attenzione a livello generale. Certamente, come diceva, si sono affinati i metodi di rilevazione, però porrei l'accento e l'attenzione in particolare su un dato. Io analizzando diciamo, i dati così scorporati, praticamente ho trovato ad esempio per il nord-est d'Italia, ma è un, diciamo, è un'osservazione che vale un po' per tutto il contesto nazionale, abbiamo avuto praticamente un aumento incredibile, più del doppio, nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Quindi è questo che deve far riflettere. Quindi certamente nella scuola secondaria la complessità maggiore dei programmi probabilmente permette di verificare la presenza di questo tipo di problemi, però è forte il sospetto che magari non si fa abbastanza sui gradi inferiori di scuola, soprattutto anche alla luce, diciamo, di nuove teorie che così suggeriscono di non dare più compiti o esercitazioni a casa. Poi c'è un altro fatto pure sul quale ritengo che bisognerebbe porre attenzione e accento, e so che lei, dottor Gervasio, è sensibile anche a questa cosa, visto gli ultimi lavori come il suo libro, e mi è piaciuta molto l'intervista che ha fatto al professor Novara. Io sono abbastanza preoccupato dalla permissività esagerata verso i dispositivi multimediali, che secondo me comunque così sono una castrazione per quel che riguarda la capacità di sintesi e anche la capacità di astrazione. Come dice il professor Novara, probabilmente sono la prova di una orfanità strumentale. A me piace molto questo termine, perché probabilmente il docente non ha diciamo, sufficienti strumenti pedagogici o comunque non ne è diciamo, padrone abbastanza, per cui si delega un po' troppo. Quindi è importante diciamo, analizzare questi dati, diciamo, alla luce, diciamo, di un quadro più complesso. L'assistente specialistico certamente in questo quadro è utile, però ogni singolo istituto deve, secondo me, mirare e calibrare quello che è l'obiettivo, praticamente, perché l'assistente specialistico può fare molto. Certamente possiamo parlare, ad esempio, per il fatto della Regione Lazio. Per quanto riguarda la Regione Lazio, proprio ieri è uscito il nuovo bando per il prossimo anno scolastico ed è pari dunque a risorse per 30 milioni di euro. Però questa cosa dipende certamente dal singolo istituto scolastico, ma ne parleremo, diciamo, nel corso dell'intervista. Ecco, voi nel vostro istituto avete svolto un progetto incentrato principalmente sul laboratorio di scienze. Ci descrive questo progetto ed in particolare gli aspetti legati alla didattica laboratoriale?
Allora, il progetto, diciamo, sposa due aspetti importanti. Il primo, diciamo, è la mia passione per l'erboristeria e le scienze erboristiche. Il secondo aspetto, invece, è l'orto botanico dell'Istituto Alberghiero di Ceccano, del quale praticamente mi occupo da diversi anni. Quindi, sfruttando alcune varietà di piante che noi coltiviamo nell'orto botanico, abbiamo messo in campo questo progetto proprio, diciamo, in collaborazione con l'assistenza specialistica. Noi abbiamo realizzato 6 diversi prodotti. Abbiamo fatto l'idrolitro, abbiamo fatto il burro di cacao, abbiamo fatto il profumo, abbiamo fatto caramelle, lecca lecca e anche uno sciroppo alla camomilla. La collaborazione dell'assistenza specialistica è stata fondamentale perché abbiamo coinvolto classi prime e seconde, in particolare alunni di SA, che sono presenti in gran numero, come la mia dirigente aveva già precedentemente spiegato. Il vantaggio del lavoro, diciamo così, punto di forza, è stato il fatto di coinvolgere questi alunni di SA e fargli assumere il ruolo di tutor. Attraverso questo tutoraggio praticamente sono riusciti a guidare anche alunni, sia alunni, diciamo, certificati in maniera grave, ma soprattutto alunni non certificati. Questo perché? Perché comunque l'approccio pratico del laboratorio di scienze, di chimica in particolare, permette praticamente di far operare i ragazzi, diciamo, attraverso gli strumenti che a loro sono più congeniali. Ma la cosa molto importante è stata anche il fatto che sostanzialmente a me piace pensare che l'esperienza pratica riesce praticamente, è come un po' un agonista nel campo farmacologico, quindi una sostanza che va a agire sul recettore, diciamo, dell'intelligenza emotiva, quindi esperienza sensoriale, emozione, dall'emozione certamente è collegata alla motivazione, quindi scatta appunto così il piacere verso l'apprendimento e quindi da qui parte la ristrutturazione della mappa cognitiva che va praticamente a riconnettere, rielaborare i concetti acquisiti con quelli praticamente che già erano presenti nella mappa cognitiva. Questo è un termine che insomma ben conosciuto anche a lei, dottor Gervasi, quando parliamo di warm cognition praticamente, quindi cioè le emozioni calde praticamente, cioè l'apprendimento per funzionare io credo si debba sviluppare in questo modo, cioè sono anni che si spara praticamente contro la didattica trasmissiva eccetera, però sostanzialmente poi in molti casi si continua a perseguire quel tipo di approccio che non porta a grossi risultati. Questo è vero in particolare poi nell'istruzione professionale e nell'istruzione tecnica, dove probabilmente è più difficile l'insegnamento. Secondo me chi lavora in un istituto professionale certamente ha qualcosa in più perché comunque lo ha sperimentato sulla propria pelle nel corso degli anni. Ecco, lei prima diceva appunto che nel progetto c'è stata una collaborazione sinergica tra docenti e assistenti specialistici. Come avete creato questa sintonia e quali sono gli ambiti che riguardano le due figure? Allora, la sintonia si è creata naturalmente, perché poi ovviamente sono le persone e i rapporti interpersonali che agiscono, diciamo, all'interno dei progetti. Questo purtroppo non è sempre vero nel corso degli anni, perché poi si incontrano persone, diciamo, diverse nel corso degli anni. E questo perché io credo la figura dell'assistente specialistico non è sufficientemente, da un lato non è valorizzata, però allo stesso tempo non c'è neanche, diciamo, un quadro normativo chiaro. Per cui praticamente io ho avuto la fortuna di lavorare con questi assistenti specialistici, prevalentemente erano donne, veramente, diciamo, persone appassionate, diverse di loro erano e sono tuttora impegnate con il TFA, quindi praticamente sono persone che hanno la vera passione dell'insegnamento, però capita anche di avere delle situazioni in cui non si riesce praticamente a portare avanti progetti diciamo chiari. Per quanto riguarda la Regione Lazio ci sono stati anche dei cambiamenti normativi. Dicevo, proprio ieri è uscito il nuovo bando per 30 milioni di euro, però io, diciamo, nel mio lavoro ho analizzato, diciamo, il bando ad esempio del 2017 confrontandolo con quello del 2022. Nel 2017
si prevedeva l'assistenza specialistica esclusivamente sugli handicap, quindi sulla certificazione di disabilità, e si vietava espressamente, ad esempio, sui disturbi specifici di apprendimento, su altre tipologie di problema e di svantaggio. Nel 2022 invece il campo di applicazione si è ampliato e quindi la regione ha deciso praticamente di includere anche grave svantaggio praticamente. Nel bando uscito ieri, che ricalca sostanzialmente quello del 2022, però c'è ancora qualche piccola modifica, cosa che ad esempio praticamente c'è una diversità. Io ho cercato anche di fare un po' un'analisi a livello nazionale, andando a scegliere qualche situazione particolare che mi interessava a livello personale o perché ci avevo già lavorato come docente. Io ad esempio praticamente ho visto che nella città metropolitana di Torino praticamente non si è, si deve dare assistenza specialistica, si può dare assistenza specialistica soltanto agli alunni praticamente certificati, quindi ai disabili, ed è espressamente vietato, come lo era nella regione Lazio, l'applicazione sui disturbi specifici di apprendimento. Per quanto riguarda, ad esempio, invece un altro dato che ho analizzato nella città di Salerno, invece addirittura non basta neanche l'attestazione di disabilità, cioè non è neanche sufficiente, ma si deve valutare caso per caso. Mi piace tornare sui dati e sul bando della Regione Lazio, perché fa riflettere anche sul mio lavoro. La Regione Lazio fornisce delle linee guida di intervento proprio agli assistenti specialistici, e sono ad esempio un possibile suggerimento è l'impegno all'interno di laboratori di scrittura, cosa che io praticamente non ho potuto fare, come nel precedente lavoro che lei conosce già, con il ragazzo autistico. Però ad esempio consiglia anche fortemente progetti di tutoraggio in cui l'assistente specialistico sia impegnato all'interno di questi progetti, e questo sostanzialmente si può dire che è stato il mio lavoro praticamente, cioè l'assistente specialistico è stato il tutor degli alunni di DSA che a loro volta poi si sono formati come tutor. Un aspetto importante sul quale credo si debba riflettere invece è anche proprio la formazione dell'assistente specialistico. Questo è un altro aspetto che è poco chiaro. A Torino si richiede praticamente un diploma di scuola superiore con competenze di tipo pedagogico, oppure in ultima analisi un'esperienza pluriennale, però cosa che in altri bandi, in altre regioni, in altre città non c'è, benché comunque qui parliamo di una figura assistente specialistico che è prevista dalla legge 104 del 92, dall'articolo 13,3, quindi comunque certamente andrebbe valorizzata, andrebbe normata a livello nazionale, però certamente la riforma del titolo quinto della Costituzione non ha aiutato né l'istruzione pubblica, ma neanche soprattutto la definizione di queste figure, e ho paura che con ulteriori modifiche di cui si parla, il problema potrebbe essere ancora maggiore. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda, però facciamo un attimo una sintesi di quello che lei ci ha detto, se ho capito bene. Quindi, sebbene la figura specialistica si sia dimostrata fondamentale in molti contesti, non è ancora pienamente riconosciuta e il suo inquadramento cambia da regione a regione e da ente a ente. E allora le chiedo, quali sarebbero i giusti passi per valorizzare l'assistenza specialistica in un contesto scolastico, come diceva lei, anche a carattere nazionale, quindi una figura che sia ben riconosciuta a livello nazionale? Io credo che sia necessario un intervento sostanzialmente su due livelli, uno a livello centrale, ministeriale, ma l'altro soprattutto a livello di singola scuola, di singolo istituto. Io le faccio un esempio: la Regione Lazio prevede che l'assistente specialistico, da un lato dice che non è responsabile della didattica, ed è giusto, quindi si deve occupare sostanzialmente di integrazione, però poi sa meglio di me, dottor Gervasio, che quando parliamo ad esempio di handicap grave, il confine fra didattica, autonomia e integrazione si va praticamente a sciogliere e non si riconosce più. Però certamente io credo che all'interno del singolo istituto un maggiore coordinamento tra ad esempio il servizio di consulenza psicologica,
il dipartimento di sostegno, quindi i singoli docenti, dovrebbero praticamente, ma anche con i docenti curriculari, dovrebbero coordinarsi, riunirsi e decidere da un lato, cioè, su quali discipline, diciamo, applicare l'orario, diciamo, dell'assistenza specialistica e poi quali progetti effettivamente, diciamo, sposare e portare avanti. Nella città metropolitana di Torino, ad esempio, è espressamente vietato la presenza di più figure adulte sullo stesso alunno durante le stesse ore praticamente di scuola. E purtroppo questo in certe realtà invece succede e secondo me è certamente un, diciamo, uno spreco di risorse. Io le dico francamente, fino a poco tempo fa ero convinto e sicuro che l'assistenza specialistica si dovesse occupare degli handicap gravi. Vedendo il lavoro che io poi sono riuscito a portare avanti con alunni di DSA, invece mi sento di dire che sono una risorsa certamente utile in ogni ambito di difficoltà, però diciamo che io sulle difficoltà gravi utilizzerei la risorsa dell'assistenza specialistica, ad esempio per fare dei laboratori di scrittura, situazioni esterne alla classe. Io so che questa non è una cosa che va molto di moda, diciamo, a livello di pedagogia e di didattica speciale in Italia, però sono convinto, anche per le mie recenti esperienze, che in situazioni di handicap grave, di alunni che non sanno assolutamente scrivere, arrivano a 17 anni in queste situazioni, per acquisire un'autonomia minima a livello didattico si deve assolutamente uscire dalla classe, cosa che si fa, per esempio, lei conosce benissimo il sistema finlandese, del quale si parla tantissimo, però si vanno ad enfatizzare solo alcuni aspetti, quindi la ricchezza di risorse, i dispositivi multimediali, ma nessuno si preoccupa di dire, ad esempio, che in Finlandia la didattica delle situazioni di difficoltà, diciamo, raramente o comunque in periodi limitati sposa praticamente la didattica del resto della classe. Io credo che sulle disabilità gravi ci sia proprio necessità di acquisire questa autonomia e qui l'assistente specialistico nel laboratorio di scrittura, espressamente, diciamo, sollecitato e suggerito dalla Regione Lazio, sia certamente utile. Per quanto riguarda le difficoltà più lievi come i DSA, secondo me l'assistenza specialistico è certamente utile, però dovrebbe essere utilizzato all'interno di progetti mirati e stabiliti a livello di dipartimento di sostegno, con il coinvolgimento dei docenti curriculari e anche praticamente con le altre figure che si occupano di inclusione e di integrazione. Grazie, professor Manzoni, di essere stato con noi. Grazie a lei.